Amici di Onda Libera, siamo a Fossombrone questa sera a un convegno che cercherà di illustrare la cittadinanza, cosa sono le REMS, queste residenze che andranno a sostituire gli ospedali psichiatrici giudiziari che stanno chiudendo. Siamo con Franco Scarpa che ci porta l'esperienza di una regione a noi vicina, che è quella della Toscana, dove come in tutto nel resto d'Italia insomma, si sta vivendo un po' lo stesso passaggio. Qual è la situazione in Toscana attualmente? La situazione in Toscana è che prima di tutto in Toscana c'è uno dei 6 ospedali psichiatrici giudiziari ancora in funzione che dovranno entro il termine prossimo del primo aprile 2015 essere definitivamente chiusi. Come tutte le regioni c'è un piano regionale che prevede l'allestimento di una serie di posti letto nelle REMS dove dovranno confluire gli utenti, i pazienti, i residenti della regione toscana. Nello stesso tempo abbiamo una sorta di funzione di bacino con altre 3 regioni con le quali si collabora e si dialoga perché anche esse riescano a mettere su, allestire le strutture per prendere in carico i loro pazienti. Insomma, al momento attuale non c'è ancora nessuna struttura costruita, ma passi da fare necessari anche con l'attribuzione dei fondi da parte del Ministero sono in essere, sono in via di risoluzione. Bene, lei che ha avuto modo appunto di dirigere una struttura di quel tipo ritiene che sia stata fatta la scelta giusta, che fosse necessario insomma, questo passaggio dal sistema carcerario al sociale? Infatti direi che è proprio il passaggio giusto e civile da fare, perché mettere insieme in una stessa struttura, in una struttura di tipo penitenziario, le esigenze di cura soprattutto rispetto a quelle di custodia, sicuramente le esigenze di cura vengono a decadere, vengono a essere ridotte, decurtate, quindi anche i diritti delle persone sono compressi e limitati, quindi questo passaggio a strutture pienamente sanitarie nel rispetto di una cornice di sicurezza sicuramente è un passo avanti ed è stata la scelta giusta da perseguire e portare avanti. E che tempi prevedete nell'iter in Toscana quando si apriranno le prime REMS? Sono i tempi di costruzione, i tempi di finanziamento, di gare, a meno che non ci sia una sorta di svincolo di poteri straordinari, i tempi saranno un paio d'anni, ci vogliono almeno 2 anni, 2 anni e mezzo per la costruzione definitiva. Nel frattempo però nulla esclude che si trovino soluzioni intermedie, transitorie, e nello stesso tempo si continua comunque ad andare avanti nell'opera di cura, di riabilitazione, di dimissione delle persone. Insomma, numeri che poi presenterò dicono come in tutto il territorio nazionale c'è stato un notevole calo di presenze negli OPG, che vuol dire che si riesce ad avere risposte dal territorio, si riesce anche a fare dei progetti terapeutici che funzionano, funzioneranno ancora meglio in strutture pienamente sanitarie. Benissimo, la ringraziamo. Grazie. Buonasera.